Angelo Coppola gestisce la Sevel Diatessa, che è la più grande azienda di veicoli commerciali leggeri d'Europa, direi che la più grande azienda dell'Abruzzo, ma una delle più grandi del Mezzogiorno, oltre 6.600 dipendenti e un volume di produzione, ma poi adesso ce lo dirà lui. Una realtà importantissima per la regione, per questo territorio e per il paese. E Marcello Vinciguerra, alla mia sinistra, che è amministratore delegato di Honda Italia, che gestisce l'unico stabilimento Honda in Italia e forse uno dei principali stabilimenti delle due ruote Honda in Europa, anzi l'unico in Europa. E che tra l'altro quest'anno compie 50 anni, tra pochi giorni si celebrerà il cinquantenario della presenza della Honda come manifattura in questo nostro territorio. E con loro abbiamo molte cose di cui discutere e quindi io ho pensato a un dialogo più che a degli interventi dal podio e comincerei questo dialogo chiedendovi ad Angelo Coppola e Marcello Vinciguerra, due brevi introduzioni, nel senso vorrei che condividesse con tutti noi che cos'è la Sevel Diatessa, che cos'è la Honda Italia. Molto rapidamente, cominciamo in ordine alfabetico. Tu arrivi sempre per ultimo, in questo caso lo so, però. Allora, do di nuovo. Devo cambiare presentazione. Prego, brevi, ma è giusto che sappiamo tutti. Ma possiamo anche non utilizzare le presentazioni perché provo, ma non necessariamente la utilizzerò per avere un contatto più diretto con voi. Allora, Avvicinare un po' di più al chi microfono così. sono? Mi chiamo Angelo Coppola e come detto sono il direttore della Sevel Diatessa. Sono il direttore da circa 7 anni e insieme al team Diatessa sono orgoglioso di poter dire che lì si sono costruiti quasi 7 milioni di veicoli ad oggi. È il più grande stabilimento in Europa, ma potrei dire anche nel mondo, per la costruzione di veicoli, diciamo, commerciali leggeri. Okay, quindi i numeri dicono anche che rappresentiamo, dai dati della Banca d'Italia, il 13% del PIL dell'Abruzzo e insieme all'indotto il 25%. Questi sono i consuntivi degli anni passati. E siamo non noto a pochi, noto in tutto il mondo, ma poco in Italia, siamo lo stabilimento che è ripartito con 7.000 circa dipendenti in anticipo alle leggi nazionali, è il primo in Europa dopo il Covid, creando un'organizzazione che è stata mutuata per le restrizioni che ancora oggi purtroppo vediamo anche in questa sala, in tutto il mondo, ovviamente in tutti gli stabilimenti del gruppo FCA e poi voi dire Stellantis. E quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo. Prima di dire qualche altra cosa, vorrei solo permettermi, ovviamente, di ringraziare tutti per avermi invitato, ma di dare, visto che sono qui nella veste di direttore della Sevel, quindi un po' più operativo nella discussione, dare altri un paio di punti che nelle due relazioni precedenti, secondo me, sono complementari perché ovviamente non sono stati toccati, ma il tema è talmente vasto che sono queste, dal mio punto di vista. La velocità di cambiamento, cioè quello che abbiamo ascoltato, avverrà in pochi anni. Diciamo che, volendo usare una metafora, in 7 anni vedremo quello che è accaduto negli ultimi 50. E che cosa significa questo? Significa che le risposte, cioè le risposte di tre soggetti, perché anche qui è bene, dal mio punto di vista, chiarire che i soggetti sono tre, aree, l'università e il learning,
e poi dico anche perché il terzo punto, tutte le istituzioni in senso lato, ho sentito parlare di infrastrutture e ovviamente le aziende, rispetto al passato, dovrebbero e devono parlare un unico linguaggio. Il terzo punto, che per me è il primo in assoluto, e vi dico anche una metafora, quando il primo è le persone, perché la tecnologia, se disponibile, esiste perché esistono le persone che sanno utilizzarla, che sanno gestirla, e se non abbiamo le persone non possiamo essere un paese vincente. Persone intendo talenti, persone che si adeguano velocemente a questi cambiamenti. E ovviamente, per fare una metafora, sono arrivato in questo stabilimento, sono abruzzese di adozione, perché stavo dicendo ho prodotto insieme al team della Sevel, perché poi diciamo prima il team e poi io, quasi 3 milioni e mezzo di veicoli, di quelli che stanno scritti lì, prima nei 7 anni e poi ancora prima nei 4. Quando sono venuti c'era un, per i visitatori, c'era un filmato con tanti robot, con tanta tecnologia. L'ho cambiato immediatamente, ho detto è meglio non far chiudere la Sevel, perché la tecnologia esiste da tutte le parti e costa molto meno. L'unica cosa che dobbiamo trasferire alle persone che ci vengono a visitare sono che siamo unici, cioè che una quota importante di persone hanno la passione per quello che fanno, e quando si ha la passione si produce meglio. Questo è l'unico distintivo che c'è nello stabilimento che ho l'onore di condurre. Tutto il resto si può fare da qualsiasi altra parte. Con la passione, cioè voglia di mettersi in gioco, tutti i sensori, che magari dopo vi farò vedere quando ne abbiamo messi in accordo a quello che è stato detto, si possono montare. Senza la passione non si montano i sensori. E poi spiegherò perché. Grazie. Grazie Angelo Coppola. Marcello, una breve presentazione della tua... Sì, magari se è possibile farvi vedere... Angelo, scusami, ti utilizzo per supporto. No, bravissimo. Intanto buonasera e grazie. Io sono abruzzese di Lanciano e con orgoglio vivo in Onda, nel gruppo Onda, da 25 anni, quindi metà della vita di Onda Italia. Quindi prima di entrare nella discussione volevo raccontare solo pochi... Vediamo se funziona così, forse mi devi aiutare. Sì, mi devi aiutare, Angelo. Ecco, funziona. Ok, volevo raccontare solo alcune informazioni. Innanzitutto noi siamo... Angelo rappresenta la più grande realtà dell'Abruzzo, io rappresento la prima fabbrica della Val di Sangro. Infatti nella mappa che vedete qui alle mie spalle, la Onda è un quadratino che è un decimo della dimensione di Sevelle, che vedete ben evidenziata, ma è quella che ha dato il là alla trasformazione culturale del nostro territorio. E mi piace molto quello che ha detto Angelo, incentrato sulle persone, perché la storia di questa azienda, la Onda, è proprio legata al DNA delle persone dell'Abruzzo, ed è il motivo anche fondante per cui 50 anni fa la Onda ha deciso di insediarsi in questa area. Questa scintilla ha significato anche uno sviluppo graduale di imprenditoria locale, che conta oggi diverse realtà produttive specializzate nel settore delle due ruote. E vi voglio dire qualcosa in più. I nostri numeri sono anche in questo caso un decimo di quelli di Angelo. Noi siamo in questo momento circa 600 persone in Onda Italia, siamo in bassa stagione. Il motociclo, e noi realizziamo motocicli, scooter, ha una caratteristica molto semplice: viene acquistato prevalentemente quando fa caldo, e quindi di conseguenza anche noi, come anima produttiva, abbiamo dovuto acquisire questa agilità nel seguire le necessità del mercato. Quindi da settembre a dicembre siamo circa 600, da gennaio ad agosto siamo circa 900 persone. In questo periodo produciamo 300 scooter al giorno, in alta stagione 500. È inutile che mi soffermo sull'orgoglio che abbiamo di aver prodotto in totale circa 76 modelli
diversi nel corso della storia, e questo è diciamo, l'emblema della cultura industriale che si è generata in Val di Sangro. E il nostro prodotto più famoso è l'SH. Lo vedete rappresentato nelle fotografie qui dietro, perché queste foto in particolare, gli SH utilizzati dai nostri campioni della MotoGP e della Formula 1, sono prodotti ad Atessa. Ad Atessa, oltre che produrre, realizziamo sviluppo di customizzazione di prodotti e facciamo prototipazione. Ecco, i prototipi poi li usiamo anche nei circuiti per fare test e poi avere visibilità. Per chi lavoriamo? Lavoriamo per i clienti europei, rappresentiamo come Honda circa il 20% delle moto che si vendono in Europa, un mercato che conta circa 1 milione di unità registrate all'anno, e ad Atessa si produce circa il 50% di quanto Honda vende. Quindi, fatto 200.000 unità di vendita di Honda ogni anno, circa la metà viene realizzato qui ad Atessa. E poi appunto vi volevo rappresentare questa forza. La presenza di Honda in Italia è legata anche fortemente alla cultura delle due ruote, che nasce in Europa e nasce in Italia. E questo è un valore che anche in questa forte accelerazione di cambiamento continua a essere un driver importante. Il motivo per cui aziende come Honda continuano ad avere una presenza importante sul nostro territorio è perché qui c'è la cultura che si estrinseca con la specializzazione della componentistica. In Italia ci sono ancora circa 200 imprenditori, aziende che realizzano componentistica specifica per le due ruote, che è molto diversa dal settore dell'automotive. 18 di questi, vi dicevo, stanno intorno a noi. Intorno a noi significa in un raggio di 40 km intorno allo stabilimento e vivono in simbiosi con noi. Ecco, questi player negli ultimi anni hanno dovuto agire dei cambiamenti importanti, quindi se negli anni 70-80 sono nati in simbiosi con la Honda, hanno dovuto avere una trasformazione importante per sopravvivere, iniziando a uscire fuori, e oggi sono diventati fornitori anche di altri competitor. Mi Eccola, fermo così sì, diamo fermati spazio. qua, perché questa volta invertiamo l'ordine, perché sennò appunto quest'ordine alfabetico. E comincerei da te con la domanda chiave, cioè che cosa sta succedendo nelle vostre fabbriche? Nel senso che questa trasformazione è già partita, è già profonda, nella fabbrica, cioè nella fase della produzione, poi parleremo del prodotto. Nella fabbrica, che cosa sta succedendo e che cosa avete nella vostra pipeline? Cioè, che cosa succederà di qui a 4-5 anni? Sì, quello che succederà in futuro, come ha detto anche il professore, è molto difficile da No, prevedere con certezza. intendo però non cosa succederà in generale, cosa succederà nel senso che voi cosa avete in piano? Ma innanzitutto, per confermare quanto diceva Angelo Coppola, personalmente quello che ho vissuto nell'ultimo anno di trasformazione all'interno della Honda è paragonabile almeno a quello che è accaduto nei 5 anni precedenti. Quindi c'è un fattore di accelerazione esponenziale del cambiamento in atto, supportato molto dalla normativa che sta costringendo i costruttori a seguire dei requisiti importanti. E questo è un driver nuovo rispetto all'evoluzione che abbiamo visto col professor Cascetta della storia. Qui c'è un quadro normativo che agi fa agire dei cambiamenti. Hanno essenzialmente delle missioni di Per esempio, o sul piano dei requisiti di sicurezza, e quindi sicurezza. oltre alle esigenze del cliente che tirano delle teletrasformazioni. Su cosa stiamo lavorando fortemente? Stiamo lavorando sui processi per aumentare il valore del prodotto, perché il cliente in Europa chiede un prodotto distintivo, quindi diversificato, customizzato, e quindi noi sui processi produttivi dobbiamo essere in grado di rispondere in maniera rapida a queste richieste. Quindi, ad esempio, la digitalizzazione ci sta aiutando a questa dimensione. Prima eravamo la fabbrica che doveva realizzare le unità pianificate, oggi siamo connessi a quello che il cliente chiede e dobbiamo rispondere in tempi rapidi. E stiamo lavorando quindi dal punto di vista del cliente anche sull'aumento di
informazioni che il veicolo deve contenere per rispondere ai controlli di qualità piuttosto che alle emissioni. Quando andiamo dentro il processo siamo fortemente caratterizzati da due driver importanti. La trasformazione dei processi produttivi in termini di, appunto, di flessibilità, quindi anche in questo caso fortemente digitalizzati, e alla dimensione sicurezza, perché ne parlavamo qualche giorno fa con Angelo, abbiamo un alzamento dell'età media della popolazione, non solo esterna, ma anche all'interno delle aziende, e quindi investiamo molto per trasformare i processi in maniera più ergonomica e quindi consentire alle persone di stare sul processo operativo anche in età più avanzata. E poi l'investimento più grande lo stiamo facendo sulle competenze delle persone, perché le persone devono avere sempre maggiore ampiezza, poliedricità e maggiore autonomia di azione. E purtroppo soffriamo, come già è stato accennato, un gap molto importante da quello che arriva dall'esterno, ma soprattutto dobbiamo investire molto per aiutare le persone che già vivono l'azienda da anni a avere un'evoluzione costante in termini di apprendimento. Scusa Marcello, la moto, diciamo, parlare di moto autonoma a me fa un po' sorridere perché uno compra una moto perché gli piace guidarla, no? Quindi è ancora un mezzo, però è esiste, immaginabile l'utilizzo nelle moto di sistemi di controllo, di sensoristica, di informazioni della situazione. Diciamo in qualche modo simili a quelle che ci stanno nel mondo della quattro ruote. Sì, normalmente, siccome Honda ha sia le quattro ruote nel suo concetto di mobilità che le due ruote, normalmente le due ruote seguono sempre uno step successivo alle evoluzioni delle quattro ruote. Le tecnologie già applicate sono sicuramente sulla prevenzione di sicurezza di caduta, quindi c'è tecnologia per mantenere l'equilibrio della moto, e questa Honda l'ha già applicata, e quindi per ridurre il rischio incidente per caduta, così come anche connesso a un quadro normativo che lo richiederà obbligatoriamente fra 2 anni, la connessione del veicolo e anche la chiamata di sicurezza in caso di incidente, anche qua in caso di caduta. Poi tanta tecnologia Honda la sta utilizzando proprio per prevenire la sicurezza, non solo tecnologia ma anche proprio strumentazione. Ad esempio, ha applicato l'airbag sulla moto, qualcosa che fa magari fa sì, sembra sorprendente, ma si cerca anche di replicare i casi di successo delle altre linee di prodotto anche sulle due ruote. Anche perché poi la moto, essendo sulla strada con altri veicoli connessi, deve essere connessa con gli altri veicoli e quindi in qualche modo deve interagire. In Sevel, che cosa sta succedendo da un punto di vista che state facendo in questa trasformazione? Allora, dal punto di vista del prodotto, un veicolo commerciale ha più o meno le stesse dinamiche che sono state descritte per un veicolo, un'automobile, ma con dei tempi completamente diversi, nel senso che abbiamo appena lanciato il veicolo con il livello 2, il Ducato con il livello 2 di guida autonoma. Ovviamente il livello 2 era già presente da qualche anno sulle vetture, e questo perché il veicolo commerciale recepisce solo tecnologie molto mature, perché il primo requisito per rimanere sul mercato è l'elevatissima affidabilità. Fermare un'auto ha un costo, fermare un veicolo commerciale per un giorno ha tutto un altro costo, e se si ferma il cliente non fidelizza più. Noi siamo l'unico stabilimento dei veicoli commerciali, ma penso non solo, che ha un pacco ordini, cioè quindi una richiesta commerciale superiore alla risposta industriale. Questo non accade oggi, se non in pochissimi settori, e
e per brevissimo tempo, cioè ovviamente anche nel settore automotive quando si lancia una vettura, perché ovviamente se è una bella vettura l'attesa lo impone. Questo dal punto di vista prodotto, quindi abbiamo introdotto per diciamo una classe di clienti che sono soprattutto i trasformatori, quelli che prendono il nostro veicolo per farlo diventare un camper, che ovviamente vogliono qualcosa in più dell'autovettura in termini anche di guida assistita. Non penso personalmente che in questa sala ci sarà qualcuno che vedrà camminare su strada un livello 5, penso invece che ci sarà tempo per un livello 4. Ovviamente un livello 5 Google lo fa vedere in ambienti molto circoscritti, perché ovviamente la tecnologia avanza, ma le variabili in gioco e la legislazione avanzano molto più lentamente. Dal punto di vista invece della fabbrica, ovviamente noi abbiamo un'altra caratteristica poco nota, ed è il motivo per cui vendiamo il 28% in Germania e il 14% in Italia, anche questo penso sia poco noto, l'85% all'estero quindi, e perché sostanzialmente facciamo dei veicoli customizzati sul cliente, ma con un processo industriale. Per fare questo, da anni gestiamo milioni di dati al minuto, perché ovviamente con la giusta precisione ognuno deve sapere con relativo anticipo che cosa deve fare. Ovviamente noi in questo momento usiamo in alcune aree dei robot collaborativi, usiamo in alcune aree dei dispositivi che migliorano l'ergonomia, praticamente perché l'età pensionistica è aumentata. Evidentemente i lavori più gravosi devono essere, diciamo, migliorati o diciamo eliminati. Invece ovunque ci sono dei dispositivi che gestiscono in maniera, ad esempio, predittiva la manutenzione. Pensate che ci sono centinaia di robot in fabbrica. Se si rompe un robot in Sevel ci vogliono 3 giorni per sostituirlo, semplicemente perché è un robot molto grosso, cioè è alto molti metri, nell'industria automobilistica è un po' più piccolo. Quindi ovviamente noi dobbiamo, un po' come i medici, monitorare, sapere tutti i parametri, se si riscalda un'articolazione, quanto si riscalda, e evidentemente quando ci fermiamo dobbiamo intervenire su quell'articolazione. Quindi dobbiamo, un po' come si fa, diciamo, con le persone, monitorare in tempo reale. Questo si può fare con l'intelligenza artificiale, quindi in maniera che una massa di dati possa essere gestita più facilmente, cioè con algoritmi che restituiscono le criticità, o addirittura con altri sistemi un po' più intelligenti che ci dicono, che imparano anche da quello che fa l'uomo. Quindi se l'uomo sostituisce e alla fine dice ma forse era il caso di non sostituire, cioè l'ho trovato comunque buono, restituisce questa informazione nel sistema informatico, e a questo punto il sistema informatico ha imparato che è un'altra la temperatura, diciamo, se la variabile è la temperatura di allerta, si chiama data science, tutta quest'altra area, e anche questo, diciamo, è molto diffusa all'interno del nostro, diciamo, stabilimento. Facciamo ad esempio proiezioni su quello che sarà l'assenteismo dopodomani con le elezioni che ci sono in Abruzzo, e abbiamo stimato che peggiorerà di 1,5 punti, e questo non è competitivo rispetto agli altri paesi, ma noi lo sappiamo, e sappiamo anche quanti a Lanciano, quanti in qualsiasi altro posto, in base a che cosa? A quello che è avvenuto preventivamente più la variabile Covid, che invece era una variabile un po' incontrollata, e quindi, voglio dire, dobbiamo aspettarci soluzioni di questo tipo. Immagino ad esempio che un giorno il supermercato qui di fronte non aprirà un certo giorno alla settimana,
perché capirà che non è efficiente, che non ci sono i clienti, e lo farà in funzione di tanti parametri. Queste logiche sono molto diffuse nel nostro stabilimento, perché ovviamente sappiamo di essere un po' i leader, ma rimanere tali è molto 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 complicato. Quindi quando veniamo visitati dai tedeschi, vengono non certo per ringraziarci, vengono per capire per quale motivo non possono farlo loro in Germania, la stessa cosa. E quindi noi cerchiamo di fargli capire indirettamente che la differenza sta nelle persone, perché quello che vi ho detto lo possono fare solo le persone, cioè i sistemi sono a disposizione, ma la customizzazione di questi sistemi funziona solo se ci mettiamo la passione. Senta, volevo chiedere una cosa. Per il vostro mondo, cioè veicoli commerciali leggeri, la transizione energetica è già impattante? Io penso sempre all'ultimo miglio, no? Trasporti, ora con l'aumento dell'e-commerce, eccetera. Certo, immaginare un camion che va a energia elettrica forse è più complicato, ma nel vostro settore è impattante? Cominciate già? Sì. Allora, esiste un veicolo Ducato elettrico, ha delle caratteristiche buone nell'ambito dell'elettrico oggi come tecnologia disponibile, ma è una tecnologia non sostitutiva come per le auto. Le auto, ci sono proiezioni che dicono che dopo questa pressione derivata dall'attenzione giusta dell'opinione pubblica verso i cambiamenti climatici, insomma, fra 5-6 anni si ribalterà la quota, il 70%, l'80% dei veicoli saranno elettrici o ibridi, e quindi solo una piccola quota rimarranno, diciamo, a combustione. È giusto l'opposto quello che accadrà sui veicoli commerciali leggeri, sui veicoli più grossi ancora meno. Cosa significa? Che ci sono dei clienti, bisogna essere presenti sul settore, ci sono dei clienti che esigono questo tipo di veicolo, proprio l'e-commerce nelle città. Noi dobbiamo immaginare che nelle città ci sarà qualcuno che offrirà di notte la consegna dopo poche ore, e ovviamente per fare questo al centro di Roma o di Torino o di Parigi bisogna andare con dei veicoli elettrici, ma i veicoli elettrici hanno dei tempi ancora troppo lunghi per la ricarica, hanno necessità di tragitti abbastanza delineati, sono poco flessibili, e quindi è evidente che chi riesce a superare tutto questo, perché è proprio in queste condizioni che opera, vuole l'elettrico. Il piccolo artigiano non potrà mai comprare in questo momento e per i prossimi 5 anni un veicolo elettrico, perché occorrono ancora due transizioni, cioè due superamenti. Il primo è economico, con i grossi investimenti e l'abbassamento del variabile, e il secondo tecnologico, senza rete, senza ricarica rapida, senza nulla. Evidentemente lo sviluppo c'è, molto lento, e per clienti particolari, Amazon, DHL, possiamo dire che hanno già oggi comprano i nostri veicoli elettrici. Per quanto riguarda, diciamo così, il rapporto tra dimensione e peso del veicolo e consumo, e quindi l'idrogeno potrebbe essere una soluzione più... Per questo tipo di veicolo è l'idrogeno il futuro. L'elettrico è un momento di transizione, perché non è disponibile ancora una tecnologia matura per poter offrire a un cliente finale l'idrogeno, ma ovviamente non Sevel, diciamo tutti i costruttori che detengono importanti quote, quindi Stellantis è la prima sui veicoli, la prima per percentuali di veicoli venduti di questo segmento, sta sviluppando questa tecnologia, che però io non penso sia possibile fruire a livello di cliente nei prossimi 2 o 3 anni. Quindi nei prossimi 2 o 3 anni ci sarà uno sviluppo dell'elettrico, percentuale importante, ma che sarà dell'ordine del 7-8% di quei numeri che avete visto dietro. Per clienti che esigono, perché la loro policy sarà
ti consegno con a impatto zero e noi saremo tutti contenti. Invece moto elettrica, cioè dal punto di vista appunto del tipo di energia adottata, per le moto l'elettrico è un'opzione realistica e anche diciamo quantitativa o solo marginale? Se leggiamo i dati di mercato odierni, sul milione che vi ho detto, oggi in Europa si vendono circa 80.000 moto e scooter elettrici, quindi ancora molto piccolo. Se confrontiamo questi dati a 3 anni fa, parliamo di 10 volte la posta. Le nostre previsioni sono che, al contrario del veicolo commerciale, nelle due ruote sarà realtà molto solida lo switch, il cambio all'elettrico, tant'è vero che avrete letto qualche mese fa Honda insieme a KTM, Piaggio e Yamaha ha stipulato un consorzio per sviluppare batteria unica con caratteristiche uniche, e questo proprio per iniziare a creare le condizioni per il cliente di avere la possibilità di sostituire la batteria come forma di fare il pieno. Quindi un esempio già molto diffuso è quello che è avvenuto a Taiwan, dove c'è Gogoro, che è un'azienda nata dal nulla, perché questo è anche il fenomeno che sta avvenendo nelle due ruote, è un mercato molto effervescente e molto disruttivo, stanno nascendo prodotti nuovi e anche aziende nuove basate su progetti di innovazione, e quindi a Taiwan già esiste questa azienda che ha le swappable battery, quindi il cliente si ferma alla stazione di servizio, inserisce la scheda, caccia il proprio pacco batteria, lo mette nella rastrelliera e la rastrelliera gli indica qual è la batteria pronta per la ricarica. Ecco, questo Honda con gli altri tre partner lo sta facendo in ogni regione del mondo, in Europa l'ha fatto con i player che ho appena raccontato, che insieme quotano più del 60% del mercato. Quindi con questo voglio dire anche che bisognerà superare i limiti tecnologici che ci sono adesso, attraverso anche le sinergie, anche le alleanze, quindi anche il modello di approccio al business lo vediamo in profonda trasformazione. Ecco, adesso vorrei affrontare con voi un altro aspetto che riguarda indirettamente per una parte le vostre aziende. Chiedevo prima al professor Santucci se in Italia c'era una produzione di sensoristiche, di radaristica per i mezzi, diciamo, non per gli aerei, per le navi, ma per le automobili. Lo stesso vale per, come dire, la componentistica dei motori elettrici o dei motori ibridi. Il nostro paese ha una capacità di questo tipo o siamo del tutto tributari a fornitori esteri? Da questo poi deriverà una seconda domanda, però prima rispondetemi a questa. Non abbiamo una tecnologia diffusa in Italia su questa tipologia. Sensori, radar, telecamere, tutto dalla Cina. Ma questo, sì, diciamo che da grosse multinazionali il cui materiale transita nella migliore delle ipotesi in stabilimenti europei, ma che trae produzione al 90% negli stabilimenti asiatici. Adesso vale per la componentistica, diciamo, del motore elettrico, batterie e tutto. Ma anche l'elettronica della moto arriva. Adesso ci arriviamo un attimo da questa cosa qua. Seconda cosa che vi volevo dire, che ci riguarda molto da vicino, perché questa è un'area dove ci sta un numero imponente di componentisti, ma l'Italia è un paese che ha un'industria meccanica fiorente, e un pezzo di questa industria, un pezzo importante che è la componentistica per le quattro ruote e per le due ruote, che serve la Germania, serve la Francia, gli Stati Uniti, il Giappone, eccetera, eccetera. Questa componentistica è essenzialmente meccanica. Che ne sarà di questa componentistica al momento in cui l'auto sarà elettrica e quindi avrà bisogno di una componentistica per la parte, diciamo, trazione, per la parte motoristica, ma non solo per la parte motoristica, perché non ci sarà più una auto elettrica, non c'è più la frizione, non c'è il carburatore, non c'è lo spinterogeno, ma un giorno non avrà neanche più i freni, cioè, ma che succede alla nostra... Abbiamo una componentistica per questa roba o non ce l'abbiamo, e che cosa succede alla nostra componentistica? Io penso che abbiamo dalla nostra parte solo tanta voglia di fare, tanta, voglio dire, flessibilità,
E questa è una caratteristica in questo momento indispensabile come prerequisito. Nella realtà accadrà questo, dal mio punto di vista, che bisognerà riconvertire queste aziende. Riconvertirle significa investire proprio sugli asset, e quindi dal mio punto di vista sarà necessario rendere compatibile questo investimento. Quindi io sentivo partecipazione, diciamo, dello Stato pubblico. Questo è fondamentale nella fase di transizione, perché ognuno a un certo punto, se produce tubazioni di scarico o produce motorini di avviamento o produce un collettore che va su un motore a scoppio, o evidentemente deve porsi questa domanda. Quindi la flessibilità imprenditoriale c'è, la necessità di accompagnare questi grossi investimenti c'è, e poi c'è la necessità di riconvertire in parte il patrimonio umano, nel senso che certamente per fare questa transizione occorre ovviamente confermare buona parte degli organici, e chi lo farà dovrà avere degli sgravi, e una parte invece inserire dei giovani che compenseranno, cioè, e che agevoleranno questa transizione anche dal punto di vista delle competenze. Ovviamente per fare questo c'entra l'università, c'entrano il learning, che deve cambiare totalmente, perché ovviamente con questa velocità sia il sistema di istruzione, sia il fatto che bisogna capire che la scuola o l'università è solo una palestra, tra virgolette, cioè impari quello che in questo momento è importante, ma il problema è che ti devi riaggiornare per tutta la vita, perché nel mentre stai parlando di motori elettrici escono quelli ad idrogeno, quindi se hai capito i motori elettrici devi capire la stessa velocemente anche quella di idrogeno. Questo io penso che dobbiamo aspettarci, cioè i grossi investimenti devono essere agevolati, e il mantenimento dei livelli occupazionali devono essere defiscalizzati. Questo permetterà di avere dei livelli di competitività per la trasformazione che ci paragonano a paesi, che ci paragoneranno a paesi come la Francia, come la Germania, come l'Inghilterra. Oggi non è così, stiamo più indietro noi. Ovviamente non ci paragoneranno a paesi low cost country, ma secondo me non dobbiamo aspirare a questo, dobbiamo aspirare a competere a pari, se non meglio, con i paesi tecnologicamente più avanzati. Da quello che mi sembra di aver capito, nel settore della Sevel, per esempio, questa trasformazione sarà più lenta, nel senso che i veicoli commerciali leggeri prima di diventare elettrici ci vorrà più tempo e una quota di mercato più bassa, eccetera. Invece nel settore però, posso solo dire una cosa, però chiaramente per come sono fatte le normative oggi parleremo di veicoli ibridi. Certo. Parleremo di veicoli ibridi all'interno di un processo come la Sevel, impattano il 5-6% in termini. Un veicolo ibrido consente di rispettare entro certi limiti i parametri, perché la legislazione glielo permette, ma ovviamente sono una transizione, perché non ci sono le infrastrutture per il veicolo elettrico. No, ma dicevo questo dal punto di vista dei fornitori, cioè per i vostri fornitori del territorio, diciamo, per il tempo. Invece mi sembra di capire che nella moto il tempo è minore, perché tu mi dici che in 5 anni il numero dei veicoli elettrici, delle due ruote elettriche, si è moltiplicato per 10. Se facessimo questa proiezione, arrivare dall'8 all'80% del mercato, diciamo non 5 anni, ma magari 8 o 10. Per i vostri fornitori, che impatto è questa? Sì, quello che hai. È chiaro che chi fa le sospensioni non ce l'ha questo problema, chi fa i cerchi non ce l'ha questo problema, ma tutta la parte che riguarda il motore termico, per esempio, sì. Innanzitutto, la visione che abbiamo e che condivido è che il settore delle moto continuerà ad avere una nicchia molto importante di motore termico, che non è fatto di prodotto per spostarsi ogni giorno, è il prodotto di piacere. E, come vi ho detto, la componentistica in quest'area, in Italia, rappresenta l'eccellenza a livello globale, e i numeri
per le due ruote non si fanno in Europa. In Europa, in tutto il mercato vale 1 milione di unità, la Honda da sola in India ne vende 6 milioni. Quindi i numeri si fanno in altre regioni del mondo. Quindi sicuramente per la visione di medio-lungo periodo è che la nicchia della fan bike continuerà a essere molto importante e si svilupperà di più nelle aree dove oggi hanno veramente dei numeri esigui, ma con grandi potenzialità. E i player italiani e locali hanno l'opportunità, se hanno una visualizzazione internazionale del futuro e del loro mercato. Al contrario, per le due ruote di mobilità non solo ci dobbiamo preoccupare della componentistica, che cosa fa, ma anche di cosa fanno i player come noi che realizziamo, perché ci sono anche prodotti nuovi che sono sostitutivi di alcune fasce del prodotto. Ad esempio ci sono le bici elettriche o i monopattini che stanno già coprendo quello che soddisfava il cinquantino fino a 2 anni fa. Ecco, sicuramente le aziende devono mettersi in mente di agire la trasformazione e quindi aumentare la capacità di creare. Nella nostra esperienza locale, ad esempio, le aziende che hanno superato i cambiamenti forti che ci sono stati nel 2008-2009 sono quelle che avevano una R&D all'interno e quindi capaci di trasformare il proprio componente, di sviluppare tecnologia e anche di riflettere sul processo. Al contrario, nella generalità dei casi abbiamo componentisti operativi, quindi molto orientati ad applicare, quindi ci vuole un'evoluzione culturale supportata da quello che diceva Angelo Coppola, dalle competenze necessarie per farlo. Ti aspetti che per quanto riguarda Honda Italia la componentistica di supporto alla vostra fabbrica soffrirà particolarmente o no? Ah, noi questa metamorfosi del termico l'abbiamo già vissuta, perché per i numeri che dicevo prima, Honda già da qualche anno ha centrato la produzione dei motori termici nelle aree dove si producono tante unità, proprio per utilizzare le economie di scala. Quindi anche noi in stabilimento, ad esempio, abbiamo trasformato l'utilizzo della presso fusione dell'alluminio e delle lavorazioni meccaniche in componentistica della parte telaistica degli accessori. Quindi prima realizzavamo il carter del motore, oggi realizziamo lo swing arm del telaio, piuttosto che i maniglioni, piuttosto che le basi per il bauletto. Okay? Quella è una forma di riconversione del processo, ma anche di intercettazione di un'opportunità. Quindi invece di chiudere il reparto l'abbiamo trasformato in... Se ho capito bene, diciamo, siccome il motore viene fatto altrove, la trasformazione del motore da termico a elettrico impatterà più su altri paesi, altri sistemi di componentistica. Sicuramente. La componentistica italiana nel vostro caso e soprattutto per il resto della moto, quindi è meno impattante. Sicuramente. Vedo grandi opportunità, ad esempio, per l'Italia nello sviluppo di materie prime seconde. Noi siamo un paese che non ha materie prime, ma tanti rifiuti pronti per essere utilizzati. E io vedo una moto del futuro molto vicino, con una componentistica fatta di materiali di riuso. E qui c'è tanto da lavorare nel nostro paese a livello normativo, per esempio. Volevo chiedere una cosa, Angelo. È chiaro che per un veicolo commerciale, ma penso che incida meno, ma per una macchina di lusso probabilmente la piattaforma informatica, diciamo, incide sul valore di quella macchina in maniera rilevante. Ma facciamo caso che inciderà anche, immagino, da voi, inciderà di più man mano che ci saranno fattori di connessione, eccetera, eccetera. Qual è, dammi un'idea, quanto incide questa parte sul valore del veicolo? Quanto costa, quanto vale la parte infotelematica? La domanda finale è questa. Un domani, qualcuno diceva, forse tu dicevi, che la macchina sarà un telefonino viaggiante, nel senso che sarà un concentrato di tecnologia, di connessione, di comunicazione, di elaborazione dei dati, con delle ruote, uno scatolotto che lo contiene e che contiene pure noi. Quindi il valore principale della macchina di domani è questa cosa qua. Ma questa cosa qua, chi la fa? Cioè questa cosa qua la facciamo noi o... Per noi, no, voglio dire, noi, la BMW, la Mercedes, o la fanno Google, Apple, che ne so, la Microsoft, faranno Google, Oracle, chi la fa? La faranno Google, Apple, quello che
Valle e poi torno al veicolo. Nokia, Ericsson, non so chi la fa questa roba. Ho sentito, ovviamente, perché gli interventi erano di ampio respiro, cioè sulle logiche, ma diciamo, quindi ritornando su questo argomento in maniera più concreta, io di più concreta intendendo produttiva, dico che la scelta di un veicolo nel futuro sarà sulla validità del sistema operativo, non più sul motore che non si sente, non più sulle caratteristiche dell'elettrico, perché sarà molto standard tutto questo. Quindi se non funziona Android o iOS perché ho scelto un altro sistema operativo, non compro il veicolo. Quindi è fondamentale definire degli standard, è fondamentale scegliere opportunamente lo standard, perché poi si fa massa critica e si sceglie lo standard delle infrastrutture, cioè si impone o si subisce lo standard delle infrastrutture. Chi non riesce a fare questo fa la fine di Nokia e di BlackBerry, non esistono più sul mercato, oppure fa la fine di LG, cioè che ha tutto un hardware bellissimo ma non è riconosciuto come software perché non funziona bene secondo l'utilizzatore. Questo accadrà anche sul veicolo commerciale, addirittura sarà un elemento discriminante per la scelta del veicolo commerciale. Mentre in questo momento nella nostra gamma su alcuni brand non si è voluto andare, diciamo, a fare questo passo, perché le cose che funzionano non si toccano, sul veicolo Ducato, proprio perché, diciamo, alcuni clienti comprano e trattano il Ducato come se fosse una Maserati, cioè se spendono 130.000 euro vogliono tutto quello che hanno sulla Maserati che utilizzano, oppure sul veicolo, perché hanno comprato una casa viaggiante, e allora lì già noi stiamo dando qualcosa di molto sofisticato. Quindi anche, mi permetto di dire ancora un'altra osservazione, anche quando diciamo che ci sono i sensori, attenzione, i sensori sono un di cui del problema. Il veicolo che deve diciamo interagire con il mondo esterno, è vero che ci stanno delle normative, ma il cliente poi capirà bene, perché le normative, benché articolate, sono carenti in questo momento, se frena perché c'è il veicolo avanti, oggi banale, frena perché ha visto un ciclista di notte tagliargli la strada. Nessun veicolo oggi su strada è in grado di fare questo, perché non sono idonee né le telecamere disponibili, né l'interazione delle telecamere sui sistemi che devono intervenire. E insomma, oggi il veicolo che tutti dicono già livello 2, livello 3, lo è, perché ancora l'utente non ha capito bene in dettaglio cosa significa. Certo. Quindi no, si giocherà una partita importantissima su questo. Questa mia domanda era, siccome questa industria è un'industria importante per l'Italia, importantissima per l'Europa, se il grosso del valore aggiunto di questa industria sta negli Stati Uniti o in Cina, noi perdiamo un pezzo fondamentale della catena del valore, e è chiaro che non ci si improvvisa, cioè Stellantis, ma anche BMW o Mercedes o chi che sia, o Toyota, si mette a competere con Microsoft su software, è difficile che vinca. Però trovo che ci sia, come dire, un errore strategico nel non cercare di trattenere dei pezzi di valore e di competenza, perché poi quella è un'altra cosa fondamentale, perché questa come dire, digitalizzazione e l'uso di intelligenza artificiale e l'utilizzo di grandi quantità di dati per il learning, del machine learning, cioè le macchine, i robot, le macchine, le nostre macchine, quelle che avremo un domani connesse e autonome, impareranno da tutti i dati che ricevono. Avvantaggia questa cosa qui, avvantaggia enormemente chi gestisce i dati, molto di più di tutti gli altri, cioè Amazon per esempio, c'è una quantità di dati enorme. È chiaro che la sua intelligenza artificiale, la sua capacità di learning dei suoi algoritmi è molto maggiore di chi di dati ce n'ha pochi. Allora se le case automobilistiche non controllano i dati che i loro mezzi producono, il valore se ne va tutto da un'altra parte. Questo era il motivo della mia domanda. Ok, però
Mi è chiaro il tema, pongo invece l'attenzione su questo tema, diciamo su un'altra area che è questa. Anche chi fa i sedili, anche chi fa le sospensioni, oggi ha necessità di aggiornarsi perché il veicolo elettrico deve pesare poco perché è disefficiente se diciamo, rendiamo elettrico un veicolo che prima era termico, quindi il sedile deve usare nuove tecnologie, il sedile deve avere una sensoristica per interfacciarsi col sistema, quindi c'è una necessità di confermare le tecnologie attuali, che sono tante, in Italia abbiamo il 75% della componentistica, diciamo, che utilizziamo, componentistica. E ovviamente anche tutta questa componentistica si deve aggiornare. I proiettori devono diventare a LED, ma devono avere ulteriori tecnologie. Quindi già teoricamente c'è tutto questo, ma dobbiamo Integrarlo. integrare e migliorare. Invece cercare oggi di voler sfidare chi, voglio dire, ci fornisce tutto sostanzialmente, come Google, come Amazon, eccetera, su questa tematica, penso che sia una partita già persa, cioè nel senso che molti anni fa dovevamo fare tutti insieme qualcosa che non abbiamo fatto. Quindi lì c'è poco da fare, dobbiamo solo utilizzare al meglio questa tecnologia e non rifiutarla perché è un percorso, diciamo, che è già tracciato, dobbiamo solo utilizzarlo al meglio e tutto quello che abbiamo, aggiornarlo e renderlo compatibile affinché nessuno pensi che si possa fare un sedile più leggero da qualche altra parte. Primissima domanda, Marcello Vinciguerra, tra 10 anni, voi fate 50 anni quest'anno, lo stabilimento Honda di Atessa ci sarà ancora competitivo? Non lo dico perché voi siete più bravi o meno bravi, lo dico perché con l'evoluzione del sistema, no? Già mi hai detto che i motori la Honda li fa da un'altra parte perché lì vendono 6 milioni di moto e qui ne vendono 1 milione. Ci sarà ancora? Sì, sono sicuro di sì per un aspetto fondamentale, perché la Honda sta nel mercato di riferimento dove si genera la domanda delle due ruote, che poi viene utilizzata nel resto del mondo. Il nostro ruolo qui è esattamente quello di conoscere il cliente, quindi il nostro punto di contatto di Honda verso il cliente più esigente. E questo viene utilizzato per sviluppare prodotto. Dico sì, ma aggiungo il mio dream affinché questo sia un sì, non solo di 10 anni, ma anche più lungo, è che un plant in Europa deve vivere in simbiosi con l'R&D, quindi deve essere in grado di essere partner per fare prototipazione rapida, sperimentazione di nuovo prodotto su un mercato che ho detto molto esigente, ma piccolo rispetto al resto del mondo, e consentire a un gruppo globale come Honda di poi di fare profitto altrove. Quindi la Honda in Europa, no, per resistere, non deve mirare al profitto come sta facendo oggi, cioè non sta mirando al profitto, ma deve mirare alla qualità e all'intercettazione del trend di un cliente molto esigente. E poi non ci dimentichiamo che in Italia e in Europa siamo la patria del design e per il prodotto due ruote il design ha un valore sempre più crescente rispetto a quello che si aveva in passato, dove appunto ci si riferiva prima dell'inizio del convegno, si guardava più ai cavalli del motore, alle performance. Per la Sevel questa domanda è ancora più delicata, perché la Sevel, questo gruppo enorme che è Stellantis, è entrata in competizione con uno stabilimento in Polonia. Che futuro vede per la Sevel di Atessa? Questa domanda è molto interessante. A questa domanda ho risposto dicendo è un'opportunità. Perché è un'opportunità? Perché in un mondo globale è giusto competere ad armi pari con altre realtà. È quello che facciamo tutti i giorni quando uscendo di qui
andiamo a comprare dei beni, dei prodotti, scegliendo quello che per noi sembra la migliore qualità al più basso costo. Il tema è essere coscienti di dove siamo e di dove vogliamo andare, ed essere coscienti che gli attori sono comunque sempre tre, non è solo l'azienda. E vediamo cosa. Allora, certamente pensiamo di essere bravi, competenti, flessibili, e quindi è un punto a nostro vantaggio. Addirittura stiamo insegnando ai polacchi a fare il veicolo, e indiscutibilmente sappiamo valutare e autovalutarci senza nessun problema. Molto meno creativi e flessibili, molto più rigorosi i polacchi e noi. Ok, penso che siamo, diciamo, è un più a favore nostro. Poi abbiamo da capire come si operano le scelte, quello di comprare al più basso costo. Quindi noi abbiamo un costo di trasformazione che dipende dal livello di tassazione e dal costo del lavoro. Siamo perdenti, cioè 2-1, cioè costiamo il doppio. Ma ovviamente su questo non vogliamo discutere, cioè nel senso non è che pensiamo di voler chiedere a qualcuno di... è un dato di fatto, però abbiamo altre cose su cui possiamo, diciamo, questo è un fatto, e noi ovviamente lavoreremo per produrre con meno ore il veicolo, quindi significa a parità di tutto con meno addetti, come è un mestiere nostro, diciamo, sono le competenze, però ci stanno altri due aspetti su cui tutti possono, voglio dire, intervenire. Uno è il livello di tassazione, cioè quindi il territorio come tassa i beni, e ovviamente lì possiamo, diciamo, discutere. Possiamo discutere, cioè rispetto agli altri paesi, mettendo i numeri, tassa molto. Quindi un'azienda di queste dimensioni è molto tassata. Ok, poi ci sono le infrastrutture. È più tassata di un'azienda delle stesse dimensioni in altri paesi. Certamente, certamente. E le infrastrutture, sentivo che il professore è venuto da Napoli, certamente può dire che cosa ha fatto. E noi produciamo 7 milioni di veicoli, abbiamo prodotto. Quindi se venendo da Napoli c'ha questa, diciamo, difficoltà, nel senso, immaginiamo noi che dobbiamo trasportare 1200 veicoli al giorno. Ho incontrato in questo mio frangente, cioè questa mia parentesi, 4 ministri e vari presidenti di regione, perché si stava già operando. Ovviamente, ritorno, se non operiamo velocemente, questa è una grossa penalizzazione. E poi, voglio dire, detto questo, io dico, se ognuno... E poi abbiamo una scuola interna, abbiamo creato noi una scuola interna. Perché? Perché non troviamo le competenze. Cioè non ci sono robottisti, non ci sono addetti all'energia, cioè all'energia, non si trovano sul mercato, non ci sono persone che sanno applicare in maniera chiara per un utente come interfaccia delle, diciamo, delle, una volta che noi abbiamo i dati a disposizione, li dobbiamo fornire al momento giusto, al posto giusto, con un'interfaccia giusta. Criticissimo trovare queste competenze. Quindi se il sistema attorno, scuola superiore, università, non prende atto di tutto questo e chiede solo, non funziona. Cioè la battaglia si vince se ognuno fa la sua parte, e io penso che abbiamo tutti i requisiti, quindi sono molto positivo. Quindi io ho una risposta secca, dico ci sarà, e sarà sempre un riferimento nell'ambito dei veicoli commerciali leggeri. Non c'è nulla da temere, perché io sono confidente che se ognuno fa la sua parte non ci sta, diciamo, da temere nessuno. Se uno è primo, sa che tutti lo guardano e lo osservano, sa però come si fanno i veicoli, gli altri hanno fatto stabilimenti nuovi,
hanno investito su prodotti nuovi, ma i tedeschi e i francesi comprano il ducato, in Francia comprano il ducato e in Germania comprano il ducato. Quanti più che gli italiani? Ok, questo è, voglio dire, essendo invece sui giornali, senza chiedere nulla, ben altro, tutta un'altra storia. E mi chiedo, è un paese strano, se non si conoscono i fatti, si danno dei giudizi. Grazie Angelo Coppola, grazie Marcello Vinciguerra di questa immersione, diciamo, un po' spericolata nelle profondità dei problemi che l'industria affronta e affronterà.